su Radio Rumore sta minchia. La verità è che questa puntata sarà una cagata pazzesca. Ecco a voi ragazzi sul tappeto rosso, grande momento, ci sono Giacomo e la Chicca. No ragazzi, ecco la limousine, si apre la portiera, scende, ecco ragazzi, macchina, scende dalla macchina, chicca. E la Chicca! Ecco Giacomo! No, ecco Giacomo! No, non ci credo! Sono bellissimi, sono stupendi! In che senso? Adesso sono stupendi. Questa è un'orgia di flash! Giacomo e la Chicca e Giacomo, ragazzi, aiuto, fate qualcosa, il tappeto rosso in fiamme. È un programma che parla di moda. La boutique di rumore. Chicca. Ti applaudono perché piangi o tu piangi perché ti applaudono? Ma perché è l'ultima puntata della boutique di rumore, Chicca. Stiamo calmi. Sì, facciamo gli applausi per piacere. No, c'è da dire che però abbiamo organizzato una cosa troppo fica. Lo diciamo perché non ci segue normalmente, so che ci sono persone che ci stanno ascoltando e non ci hanno mai seguito. Cioè questa è una cosa grave di già suo, è grave. Esatto. Però visto che siete arrivati in ritardo, comunque siete arrivati, quindi bravi voi, vi spieghiamo quello che succederà oggi. Certo. Solitamente la boutique di rumore è un programma che parla di moda, insomma notizie, diamo consigli. In realtà l'ultima puntata abbiamo deciso di fare una cosa un po' diversa, no? E allora ci sono tutte le ragazze di rumore con il vestito addosso. C'è l'Ilaria in regia con il vestito. C'è in redazione la Fra con il vestito. Le tre donne di Tre Donne a Gamba con il vestito. Le sorelle Ferro. O meglio, le sorelle Ferro. C'è la Fede. La Fede Ferro. Ci sono le tre donne di Tre Donne. Le tre donne di Tre Donne a Gamba. Sì? Sono tutte con il vestito. E allora abbiamo detto, venite tutti quanti con il vestito. Va bene? Vi sta bene questa cosa? Se vi sta bene, vi offriamo lo spritz e sfiliamo tutti insieme. Sappi che ci sono persone che non sono potuto essere qui, che però probabilmente le riusciremo a chiamare e sfileranno al telefono. Hanno messo il vestito per essere in compagnia. Hanno messo il vestito per essere in compagnia. Per solidarietà. Nei miei confronti. Quindi grande puntata della boutique di rumore. Siamo molto contenti che questa puntata sia iniziata. Un pochino meno che sia finita, però direi con grande successo. C'è una ballerina dentro un carillon che si vede dalla nostra finestra. Paolo dall'altra parte del vetro, che è sopra ad una seggiola, che sta girando su se stesso facendo la ballerina. È il delirio. Quest'oggi ne succederà di ogni. Ma noi iniziamo subito la nostra festa, perché signore e signori, l'happy hour di Radio Rumore sta iniziando. Quindi per iniziare ascoltiamo una canzone di Ligabue, che vogliono andarlo a derubare nel giorno del ho letto su Facebook del suo concerto. Quindi noi torneremo fra poco con la nostra sfilata. Potete guardarci anche in streaming su Ustream alla Giacovisione. Questa è una canzone di 2 o 3 anni fa, penso del 2006, è Happy Hour, Ligabue. Dicono che tutto sia comunque scritto, quindi tanto vale che non. Nasci da incendiario